Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Allora, siamo a marzo. Oggi vediamo la semina in semenzaio del basilico, semplicissimo basilico, quello acquistato in bustine ovunque. Lo trovate in tutti i consorzi, nei centri commerciali, anche ai supermercati. Lo vediamo dopo la sigla. Rieccoci sul canale. Ho già preparato gli alveoli, questi sono i 128 alveoli di cui vi ho parlato qualche giorno fa sull'altro video. Ho già inumidito il terriccio è quello buono, la semina, ve ne ho parlato anche questo nell'altro video, e ho ricavato degli incavi negli alveoli, semplicemente con un dito, potete farlo con la matita, con una penna. Allora, due parole sul basilico, adesso ovviamente il gesto di mettere i semi è talmente elementare che non è che mi ci soffermo, ma volevo dirvi due cose sul basilico. Il basilico si può seminare in pieno campo da marzo ad agosto e in semenzaio da febbraio a settembre. Qual è il problema del basilico? Il problema del basilico è la temperatura. Se fuori abbiamo meno di 10 gradi, la piantina muore. E quindi, dal momento che lo facciamo in semenzaio, qui si può iniziare già a febbraio, come vi dicevo. Il trapianto delle piantine in pieno campo, se le mettete sotto i pomodori come faccio io, deve essere fatto quando la temperatura esterna, soprattutto quella notturna, non scende sotto i 10 gradi, ovviamente, ma 16 gradi, 15-16 gradi sono indicati. Quindi parliamo nel mio caso, qui in centro Italia, ho visto gli anni scorsi anche le gelate a maggio, quindi io parlo di fine maggio per me. Poi ognuno sa la temperatura della zona climatica dove vive, insomma. Allora, devo essere sincero, questa è la seconda semina che faccio, perché cosa è successo? La temperatura di germinazione del basilico è di 20 gradi. Ho sbagliato, un paio di settimane fa li ho seminati, li ho lasciati fuori e in stanza qui da me ho dai 14 ai 16 gradi, quindi non è venuto fuori praticamente nulla. Ho commesso un errore, ne sono venute fuori solo due o tre piantine. Allora, adesso mi sono riattrezzato, le ho messe sotto il cavetto riscaldante, impostato a 24 gradi perché mi serve per il resto della coltivazione dei peperoni, peperoncini. Quindi va bene così. Allora iniziamo. Questo video lo chiudo quando vedremo le prime piantine, quindi probabilmente ci vorranno un paio di settimane buone buone. Metto pochissimi semi, 2, 3, quelli che riesco a far venire fuori, 4, 5, quelli che sono. È importante poi ricoprirli con un velo di terra e tenere sempre umido. Un altro pericolo che uccide proprio le piantine, ma qua parliamo proprio dei germogli una volta usciti, non proprio dei semi, è il ristagno dell'acqua. Ecco perché il terreno deve essere sciolto, ben drenante, ecco perché anche ho messo la perlite, potete usare anche la zeolite, va bene lo stesso, va benissimo. Infatti lo volevo provare anch'io, probabilmente se non è quest'anno, l'anno prossimo. E quindi vanno innaffiati con uno spruzzino. La frequenza di irrigazione dipende da quanto si secca il terreno, da quanto si asciuga il terreno. Sotto io ho, appunto, come dicevo, 24 gradi, questi una volta al giorno vanno irrigati. Faccio un sacco di piantine sia per avere un po' di overbooking, passatemi il termine, e sia perché ne utilizzo parecchie sotto le piante di pomodori. Io annualmente metto circa 120 piante di pomodori perché faccio la conserva e sotto ogni pianta metto almeno una piantina di basilico. Il basilico in consociazione con i pomodori è fenomenale, sono un po' di anni che lo utilizzo, ve lo consiglio. Tiene lontani alcuni afidi, alcuni animaletti nocivi per i pomodori, e i pomodori danno ombra alle piantine che non si bruciano al sole. Insomma, è una consociazione vincente. E voilà, io la spaglio, eh. Adesso mi avvicino, vi faccio vedere i germogli che sono nati, pochissimi germogli. Prima però chiudo. Per chiudere utilizzo lo stesso terriccio asciutto ovviamente, e poi lo dopo lo innaffio con lo spruzzino. Ecco qua. In questa fase di germinazione la luce non è importante, è importante il calore del terriccio. Mi avvicino, ecco qua. Qui abbiamo i primi germogli. Ovviamente cosa succede? Se nascono più piantine nello stesso alveolo, a un certo punto si daranno fastidio fra di loro. Ed è la situazione che abbiamo quando compriamo le piantine al supermercato. In un vasetto troviamo magari 10 piantine diverse. Quelle con calma poi andranno diradate e trapiantate singolarmente. Quindi, piccolo consiglio, se comprate i vasetti di basilico al supermercato, li potete dividere e da un vasetto tirate fuori magari 7-8 piante. E qui faremo la stessa cosa con gli alveoli singoli. Ora una spruzzata, l'acqua è a temperatura ambiente, guardate
Guardate la perlite come vola, il discorso che vi facevo qualche video fa quando ve l'ho presentata. È talmente leggera, pur essendo una pietra vulcanica, questa poi assorbe acqua e la rilascia poi nei momenti in cui ce n'è bisogno. Perfetto. Ci rivediamo ai primi germogli. Allora, sono passati 22 giorni da quando ho seminato per la seconda volta il basilico. Siamo a fine marzo. Ora una panoramica d'insieme, poi mi avvicino e lo guardiamo meglio. Questa è la seconda semina che ho fatto, come vi dicevo, e ho messo sotto il cavetto riscaldante a 24 gradi. Sono germinati praticamente tutti i semi, a parte 2-3 alveoli. Questo invece è il basilico, la prima semina che ho fatto. L'ho tenuta solo per farvi vedere la differenza, del 13 febbraio. Questo è del 5 marzo. 13 febbraio, senza riscaldamento. Guardate come siamo messi, praticamente non è venuto fuori niente. 4-5 piantine piccolissime rispetto alle altre, e queste hanno un mese in più di vita. Probabilmente non le riprendo più ormai. Ora mi avvicino, le vediamo un po' da un'altra angolazione. Ecco, queste le ho bagnate ieri, quindi oggi non le ho ancora toccate. Alcuni alveoli sono un pochino asciutti. Asciutta, altri no. Nell'ultima settimana ho tolto il cavetto riscaldante, quindi questa è la temperatura ambiente. In questo momento in casa ho 16 gradi e mezzo, ormai le piantine sono avviate e non le scaldo più, quindi occorre meno acqua per l'irrigazione. Come vedete, ora ci ritroviamo nella situazione dove alcuni alveoli sono pieni pieni di piantine. Vediamo se riesco a tirarne via uno. Vedete, si sgretola la terra perché è molto sciolta, eh? E non l'ho bagnata oggi. Allora, qui abbiamo 1, 2, 3, 4, saremo 7, 8 piantine. Ora ci ritroveremo tra un po' nella situazione che vi avevo accennato all'inizio. Ci troveremo a un certo punto che le piantine sono tante per lo stesso alveolo e dovremo diradarle e trapiantarle. Ora, siccome volevo chiudere il video per darvi la possibilità, siamo a marzo, marzo-aprile, ancora potete seminarlo il basilico, va benissimo. Se aspettassi che le piantine diventino grandi, passerebbe un altro mese e quindi voi non sareste più poi nei tempi giusti per seminarlo. Quindi adesso cosa ho fatto? Facciamo finta che queste si siano ingrandite e ho acquistato un vasetto al supermercato di basilico. Ora togliamo questo, vi faccio vedere il classico vasetto di basilico. Vedete? Oh, anche in questo vasetto qui abbiamo veramente tante piantine. Non si può trapiantare questo vasetto in un vaso più grande e lasciarle tutte così attaccate, è un peccato. Possiamo fare invece il sacco di piantine. Facendo finta che le mie siano diventate grandi così, ovviamente nell'alveolo rimangono più piccole, le trapianterei molto prima di questo stadio, ma giusto per farvi vedere adesso come le trapiantiamo singolarmente nei vasetti. Io ho già preparato qui i vasetti. Questo è il mio compost, mio nel modo di dire, perché è quello che ho acquistato dalla fungaia. L'ho allungato con un po' di terriccio che avevo in casa, di discreta qualità. Ho messo la perlite perché il basilico ha bisogno di un terreno molto sciolto, non deve ristagnare l'acqua. E adesso ci accingiamo a fare qualche trapianto. Allora, mi metto qui, giusto perché se no sporco tutta casa. Si estrae delicatamente tutto il panetto di terra. Guardate la sofferenza di queste radici, se si può avere una pianta così sofferente. Guardate, ha già praticamente invaso tutto il vasetto e le radici cominciano a uscire fuori, quindi è ora di fare qualcosa. Se riusciamo a togliere piantina per piantina, bene, se no ne faremo due alla volta, ma non di più. Piano piano, senza far troppi danni alle radici. Questo è un terreno sciolto, buon per loro. Ecco qua. Guardate qui, abbiamo già tre piantine e ho appena iniziato a separarlo. Adesso piano piano, senza tirare, proprio come se aveste delle uova in mano che non dovete rompere. Ecco qua. Questa è una bella radice, ha un bel apparato radicale. Adesso per questa che è grande, scegliamo un vasetto un po' più grosso. Magari togliamo un po' di terra e poi l'aggiungiamo. Dico la verità, ci vorrebbe un vaso addirittura un po' più grosso, eh? Ma è giusto per farvi vedere la tecnica del rinvaso. Si preme bene, non ci devono essere spazi d'aria. E in più, premendo, si compatta il terreno e si dà poi forza alla piantina. La si tiene su. Per qualche giorno sarà un po' mogia, ve lo dico subito, non vi spaventate.
Questa è la nostra prima piantina. Il terreno ancora non l'ho bagnato. Avendo usato il compost, non uso altri tipi di concimi. Se usate un terriccio normale, ecco, magari per un paio di settimane siete a posto così, poi cominciate a osservare le foglie. Se tendono a ingiallirsi, se il verde comincia a diventare un po' più sbiadito, qualche cosa di ricostituente, un po' di concime lì ci va dato. Io invece no, perché so già che questo mio terriccio, anzi il compost, è ricco di sostanza organica, c'è un sacco di letame dentro, quindi forse doveva maturare un po' di più addirittura, ma... Qua. Perfetto, allora diamo un goccio d'acqua, poi vado avanti da solo ovviamente. Questa è la mia bottiglia con il doppio foro. All'inizio magari conviene dare un po' più di acqua, che anche se esce dall'altra parte va bene lo stesso, quindi se avete un sottovaso, poi però poi toglietelo. Poi va data molta meno acqua. Valgono le regole un po' che vi ho detto all'inizio del video, quindi ovviamente non usiamo più lo spruzzino a questo livello, useremo sempre l'acqua, però basta tenere umido il terriccio, non bisogna più innaffiare tantissimo. Temo il sole diretto, quindi se avete una zona dove il sole arriva o non arriva, va benissimo. State lontani dal termosifone, ovviamente, perché magari in questo periodo qualcuno ce li ha ancora accesi, soprattutto la sera. Queste piantine qui poi le si possono trapiantare in un vaso grande, distanziate tra di loro di un 20 centimetri, o come faccio io, oltre al vaso grande che ho vicino alla cucina, che mi servono per gli aromi per fare il sugo, le metto sotto i pomodori, come vi dicevo all'inizio del video, sotto ogni pianta di pomodori più o meno metto una piantina di basilico. Per la cura del basilico vi rimando a questo video, dove ho fatto la cura del basilico sia nell'orto che nei vasi. Allora, la prima cosa di cui voglio parlarvi è della potatura o cimatura della pianta. Ne approfitto perché tanto l'avrei dovuta fare, è una cosa che vi capiterà sicuramente di fare se volete tenere la pianta a lungo, e vi parlo brevemente quindi di quello che c'è da fare. Questi sono i fiori della pianta. La pianta a un certo punto cresce, le condizioni climatiche sono buone, l'acqua c'è, poi vi parlo anche dell'irrigazione. Ecco che la pianta tende a emettere i fiori perché deve riprodursi. La cosa fondamentale è quella di togliere i fiori ogni volta che li vedete, perché se va in fiore, andrà in fiore sicuramente. A un certo punto la piantina si concentra sulla produzione di fiori e lascia perdere la produzione delle foglie. Quindi noi invece vogliamo le foglie, i fiori vanno tolti. Io l'ho tolti fino a settembre dell'anno scorso e alla fine abbiamo fatto il pesto, un pesto buonissimo, molto profumato, niente a che vedere con quello acquistato. È tutto per questo video, spero che vi sia stato utile. Siamo ancora in tempo a seminare il basilico. Due o tre cose fondamentali: temperatura sotto i 20 gradi, poca acqua, soprattutto con lo spruzzino all'inizio, e terreno sciolto. Una volta che sono grandi e si trapiantano singolarmente, e il gioco è fatto. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi. Se vi è piaciuto il video, mettete un like. Se volete condividerlo, ve ne sono grato, sui vostri social, così magari facciamo un po' conoscere il canale. Vi ringrazio per questo. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella, così siete aggiornati sui miei nuovi video. Vi auguro una buona giornata. Ci vediamo giovedì prossimo.